E anche Napoli si conferma meta turistica privilegiata da italiani e stranieri tra cultura, musica ed arte. Il servizio di Luigi Carbone. Napoli punta sulla cultura e viene premiata dalle preferenze dei turisti. In questo weekend è città libro con il Salone dell'Editoria a Castel Sant'Elmo, ma anche città musicale con la grande rassegna Piano City che anima diversi angoli della città. Siamo ormai da anni prima città d'Italia per crescita culturale e turistica, senza avere le risorse economiche pubbliche e private di altre città, senza avere i favori ad personam come fa il governo che per la terza volta salva Roma dai suoi debiti. Penso che siamo un capolavoro di capacità di riscatto del popolo napoletano, della sua terra, proprio attraverso la cultura in tutte le sue accezioni. Ampia infatti la scelta di mostre dal respiro internazionale, da quella di recente inaugurazione su Canova e l'Antico al Museo Archeologico, a quella prorogata fino al 22 aprile su Robert Mapplethorpe al Madre. E poi stessa scadenza per Escher al Pan e per restare alla pittura, grande successo anche per i quadri di Chagall alla Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta. Napoli è una città che nel corso di questo decennio, insieme a Matera, aumenta di più la presenza di turisti stranieri. Ovviamente non parliamo degli italiani, le cui percentuali sono anche più alte. Cultura costruisce ponti di umanità, lo stare insieme crea luoghi in cui si vive meglio, tutto questo muove investimenti, economia, sviluppo e lavoro, quindi ci aiuta anche a superare le sofferenze della città.